In un convegno, parte dibattito anche di oggi, si discute di come nutrirsi meglio affinché le risorse siano bastevoli per tutti. Però, ecco, facciamo un passetto indietro. Dobbiamo arrivare a nutrirci meglio, ma c'è qualcuno che si nutre troppo e male, e a farne le spese sono proprio i nostri ragazzi. Professore, da dove partiamo per analizzare in breve questo problema? Cerchiamo di darci una scaletta. Allora, il problema interessante è che l'evoluzione non è sempre positiva per la nostra salute, per questa macchina uomo. Diciamo che negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 50 anni, l'eccesso di cibo, soprattutto l'eccesso di calorie, ha modificato la nostra struttura dal punto di vista della composizione corporea, quindi si è espansa la massa grassa, si è ridotto il magro, c'è un grave appesantimento sulle articolazioni e molte complicanze derivano appunto da questa espansione della massa grassa, che diventa un vero e proprio organo, diventa un organo che è patologico e provoca per il suo stesso pesare delle altre patologie. L'eccesso di calorie sostanzialmente è dovuto alla grande disponibilità, il continuo aumentare del peso, soprattutto l'espandere della massa grassa, è dovuto alla riduzione dell'attività fisica. È un gatto che si morde la coda, perché rimanendo fermi il tessuto muscolare si infarcisce di grasso, e si riduce il metabolismo e continuiamo ad aumentare sempre di più la nostra massa grassa. Allora, oggi è venuto il momento di conoscere che cos'è l'obesità. Intanto l'obesità, che noi ribadiamo e ribadita, è dovuta all'eccesso di calorie introdotte e all'ipocinesia, alla mancanza di movimento, oltre che ai fattori genetici che pesano di meno rispetto a questo comportamento a rischio. Oggi può essere diagnosticata in maniera precoce, soprattutto quando questa quantità di grasso, quello che ci preoccupa più è il grasso all'interno dell'addome, il grasso ectopico, il grasso che sta sul muscolo, può essere combattuto con l'assunzione di 100 calorie in meno, quindi di alimentazione, di alimentarsi con 100 calorie in meno e di consumare 100 calorie in più con un'attività fisica programmata, non meno molto, molto pesante. Se si riesce a creare, soprattutto nel giovane, in età pediatrica, questa coscienza, si può dominare in maniera più efficace la continua espansione di questa massa grassa, tenendo presente che proprio tra i 6 e i 12 anni, nel momento in cui le cellule adipose aumentano di numero e rimangono poi per tutto il resto della vita ipertrofiche. E conoscerla, dicevamo, quindi accertare. L'indice di massa corporea è un indice epidemiologico bellissimo, ci dà un'indicazione, ce lo fa seguire nel tempo, però noi dobbiamo sapere qual è la percentuale di massa grassa e qual è la sua distribuzione. Oggi esistono molte apparecchiature, cominciando proprio dall'antropometria fatta con un certo criterio, quindi l'applicometria, le circonferenze, l'impedenziometria e anche la densitometria, che sono metodiche di secondo livello dove soprattutto chi ha comportamento a rischio e ha un'ereditarietà può essere avviato per avere una precisa e accurata diagnosi. Il secondo concetto, quindi, se parlavamo di assunzione calorica, noi dobbiamo sapere qual è il fabbisogno calorico, quindi le esigenze di questa macchina uomo dal punto di vista della benzina. Questo non lo sappiamo se conosciamo il muscolo e gli organi interni, quella che viene chiamata massa metabolicamente attiva. Se non riusciamo, che non abbiamo le apparecchiature adatte come l'impedenziometria con un analizzatore di fase, si può utilizzare la calorimetria. Con la calorimetria noi sappiamo qual è la giusta quantità di calorie che si ha bisogno per mantenere in equilibrio il peso. Dopodiché le prescrizioni possono essere assolutamente precise, senza bisogno di affamare il soggetto o di fargli aumentare peso, perché le formule di predizione della spesa energetica hanno un eccesso calorico intorno alle 100-150 calorie, e come le dicevo prima bastano poche calorie in termini di errore per aumentare in un anno da 3 a 5 kg. Però professore, mi spieghi una cosa, allora questo va bene, quindi abbiamo i supporti medico, tecnico, scientifici, poi questo è un po' quello che abbiamo descritto fino ad ora, per stabilire questo tipo di patologia. Però poi quando si arriva alla prescrizione della cura e quindi del cosiddetto regime alimentare da seguire, dobbiamo anche tener conto dello stile alimentare di quell'individuo inserito in quel contesto familiare, perché credo che non si possa prescindere da questo.
Quello che dice lei è giustissimo, soprattutto per il bambino il contesto è importante e la famiglia deve essere orientata, non si può isolare il bambino. Ma la prescrizione alimentare, se ha un modello di riferimento, il modello mediterraneo, quindi un modello da noi conosciuto nelle generazioni passate, si tratta solo di puntare sulla qualità dei cibi, per esempio un olio d'oliva extravergine è meglio di un olio d'oliva vergine, il consumo di frutta e verdura fresche di stagione, soprattutto se biologiche, sono migliori di quelle conservate, stipate e trattate con una certa quota di anticrittogamici. I legumi sono sicuramente più salutari delle carni, le carni bianche meglio che le carni rosse, quindi è un modello abbastanza variato. Il pesce, soprattutto per i bambini che consumano 2 porzioni di pesce a settimana hanno un quoziente intellettivo superiore a quelli che hanno la stessa età, nella stessa scuola e che non consumano pesce. Quindi promuovere queste cose, metterle in fila, anche evocando antiche ricette, perché c'è una tradizione di dieta mediterranea che va dall'archeogastronomia nel nostro paese, nei vari territori, che sono una bellezza unica, sono un vero e proprio giacimento culturale. Non è difficile, non è impossibile, bisogna conoscere per poter promuovere una soluzione al problema che ci sta a portata di mano. E che sostanzialmente ci sono molti elementi confondenti, come appunto utilizzare il BMI solo per la sua indicazione, glielo ripeto, questo è importante, e a livello epidemiologico, non nel singolo individuo, dove c'è bisogno di fare altri tipi di procedure per avere una diagnosi, se no arriviamo tardi e rischiamo di essere inefficaci. Ricordiamoci che poi ogni intervento ha bisogno di un controllo di efficacia. Naturale. Grazie. Grazie, professore.